Il senso della nostra presenza è quella di custodire i luoghi, che per noi vuol dire vivere in questi luoghi, pregare in questi luoghi, renderli poi accessibili anche ai pellegrini. E dopo c'è anche tutta una grande attività pastorale, parrocchiale, scolastica, caritativa. Siamo anche in territori provati dalla guerra, come la Siria, o anche provati da gravissime crisi come il Libano. Poi, quello che è il senso del pellegrinaggio è il senso imparare a fidarsi e imparare a camminare verso Dio. Quindi il pellegrinaggio è, direi, il simbolo più bello della vita cristiana. Dobbiamo allenarci a camminare nel corso di tutta la vita fidandoci di Dio, perché il pellegrino si fida di Dio e non del portafoglio. E dobbiamo allenarci a camminare tutta la vita per andare verso una meta che è la pienezza della comunione con Dio. Lei ha fatto un accenno molto interessante sul fatto che c'è una terza dimensione della parola, dell'ascolto della parola, del fare la parola. Ecco. Sì, questo è tipico del pellegrinaggio in Terra Santa, perché normalmente noi quando leggiamo la parola di Dio apriamo un libro e il libro è a due dimensioni, le parole sono su una superficie piana. Invece quando veniamo in Terra Santa noi scopriamo la terza dimensione della parola di Dio, cioè scopriamo la dimensione della concretezza, scopriamo le pietre, scopriamo gli alberi, scopriamo il sole della Terra Santa, scopriamo il caldo e il freddo, scopriamo quindi una parola di Dio che non è più semplicemente a due dimensioni, ma che è più viva, che è concreta. E questo direi è un grandissimo aiuto per la nostra fede, è tutta la nostra persona ad essere coinvolta, anche la nostra fisicità. E qui la parola di Dio diventa fisica, diventa carne.